Bentornata, come vedete non sono più una marocchina come ero negli ultimi video, ma sono tornata a essere un latticino come sempre. Ho perso l'abbronzatura perché è passato circa un mese da quando non registro video. Ragazzi, tra un po' vedete i miei capelli tagliare, perché sì, cambiare volevo dire, perché li voglio andare a tagliare. Comunque, questa qua è la seconda parte del video haul, come dice Passion Makeup 89, ragazzi. Comunque Alessia, che la seguo sempre, mi piace tantissimo come ragazza. Comunque è un video haul delle cose che mi ha regalato mia zia barra zio, quindi li ringrazio tantissimo perché li adoro. Mi ha regalato un sacco di cose. Ho diviso già le cose con mia madre, quindi erano le stesse cose, soltanto che magari abbiamo diviso un po' i prodotti. Quindi vi faccio vedere solo i miei. Partiamo dal sacchettino un po' più piccolo. Allora, come prima cosa troviamo questo qua della Sant'Angelica, emulsione corpo nutriente, questo qui, che è appunto un'emulsione corpo. Non lo voglio aprire perché ne ho già aperto un altro. Comunque è un'emulsione corpo e non lo so, sono proprio curiosa perché ne ho davvero un sacco di prodotti di Sant'Angelica. Poi ho trovato questa qui, che è una specie di angelina con dentro appunto, vedete, la biro, sempre utile. Mazza, sto prendendo tutto. Poi ho due fondotinta, sono tutti e due in numero 02 puro. Vi faccio vedere per esempio com'è uno, anche questi firmati Sant'Angelica. Sì, c'è la cialdina che si è staccata dal contenitore, ma va bene lo stesso. Hanno tre e un altro. Poi ho questo qua della Sant'Angelica Make Up, sempre, ma no, adesso mi casca, teniamolo così. Che sono tre mascara, adesso contiene tre mascara, tutti e tre uguali, e sono tre mascara del... Tornando a noi, non so se sto registrando o no, adesso ho proprio il dubbio esistenziale del stare registrando oppure no. Ok, adesso sì. Stavo dicendo, questi mascara che sono tutti qua, sono tutti dello stesso tipo, e sono tutti bianchi, vedete? È un trattamento per ciglia e sopracciglia, e ne ho parecchi perché per esempio in ogni confezione ce ne sono dentro tre. Quindi magari se vi capita, se vi interessa, un giveaway più avanti se lo farò, ve li metto dentro. E poi ho due rossettini, anche questi tutti e due uguali, 02 Lollipop, ed è bellissimo, cioè è un bellissimo colore. Oh no ragazzi, cioè, a me piace tantissimo. E anche questi sono marcati, marcati si può dire, boh. Sono firmati, diciamo così, Sant'Angelica Makeup. Ora rimetto via tutto. Andiamo a rossicchiare la luna nel mare, partire e tornare senza sapere quando. Andata senza ritorno. Ho in testa questa canzone. Altro scatolo troviamo, oddio, troviamo anche qui ancora due fondotinta in mousse, sempre la 02, vi faccio vedere, sempre in questo modo. Poi troviamo tre tutte sigillate, queste qua, Sant'Angelica mousse detergente lenitiva, senza conservanti, coloranti, profumo, glutine e lattosio, cioè praticamente acqua. No, sto scherzando. Troviamo due guanti, poi troviamo due di questi gloss trasparenti, che sono dei gloss volume and light, volume alle labbra più luce sorriso, ed è lo 01 luce. Due sono la 01 luce. Altri due gloss, che sono questi dorati, ve ne faccio vedere per esempio uno, questo qui, sempre Sant'Angelica, con SPF 14, gloss protettivo, azione emolliente, con filtri solari UVA e UVB, 01 oro, tutti e due. Poi troviamo tre, perché uno ce l'ho dirà in camera, tre di questi smaltini qua trasparenti, che sono a triplazione, rinforzante, di questo genere.
Poi troviamo un altro dei prodotti, dei mascara che vi ho detto prima, un altro set, per cui ne manca uno perché uno lo sto usando. Troviamo due crema solare schermo, crema schermo solare. No. Eccole qua. Protezione 50+, antimacchia, resistenza all'acqua. Come vi ho già detto, di solari ne ho davvero iosi quest'anno e il prossimo. Eccolo qui, questa cremina qui. E poi ultimo, ma non ultimo per importanza, è questa powder qua della Zake 20 Cover Powder 01 Super Light. Eccola qua, abbiamo lo specchio, la spugnettina e il prodotto. Ecco qua, anche qua rimetto via tutto. E questi erano tutti i prodotti che mi sono tenuta io, ovviamente, divisi con mia mamma, però questi sono i miei prodotti della Sant'Angelica Makeup. Che mi sono tenuta e che ci ha dato mia zia, quindi la ringrazio tantissimo, ringrazio mia zia e mio zio perché sono bellissimi davvero, grazie mille un sacco. E poi ieri, no, il 4 settembre ho fatto il test per entrare all'università e sono andata in una città per fare questo test, e lì c'erano dei prodotti che mia mamma ama e che noi avevamo avuto l'opportunità di provare al Cosmoprof di 2 anni fa, e quindi niente, l'ho visto, ho detto vabbè, faccio una follia, glieli prendo. Ho preso shampoo e balsamo di questa marca che non si può trovare online, quindi quello è quello che mi dispiace, perché oh my gosh, è quello che mi dispiace che non si possa trovare online, ed è la Nashi Argan, Nashi Argan quel che è. Questo qua è il balsamo e questo qua è lo shampoo. Come potete vedere non sono proprio enormi, però vabbè, questo è il prodotto senza cartina. E sono, dovrebbero essere 100 o 75, no, sono 80 ml e li ho pagati entrambi 9 euro, cioè un furto. 80 ml, però hanno un odore pazzesco, soltanto che sapete, sai, li avevo provati 2 anni fa, mia mamma se n'era innamorata perché ne abbiamo provati un pochino, mia mamma se n'era innamorata, non lo puoi comprare online, ce l'hai lì davanti, mi è venuto in mente, ho detto ma sì, senti che se frega, io li prendo. Poi la ragazza è stata gentilissima, lì in quella lì ti danno sempre un sacco di campioncini, cioè non lì inteso lì come negozio, inteso lì come città, ti danno tantissimi campioncini, non lo so perché, ma ho dato un campioncino di shampoo e balsamo da provare per me, che poi vabbè si terrà mia mamma, fantastico, da 15 ml, quindi è come se avessi 95 ml lei. Poi mi ha dato, che si tiene anche questo lei, questa fa, vabbè, ovviamente, Radiant Anti-Age Moisturizer Perfect Face, perché fanno anche prodotti per il viso, non solo per i capelli. E poi quelli che mi terrò io sono, che gentilmente mi ha dato, sono questo che è uno scrub che lei ha detto che proprio non usa, scrub viso, e questo che è un campioncino da 20 ml di trattamento di bellezza per tutti i tipi di capelli, idratante, cioè, quindi potete vedere che mi ha dato comunque tanti campioncini. Poi sono andata in un negozio che anche nella mia città non c'è e io amo perché ne ho sempre sentito parlare, ma davvero costa tantissimo, ed è Kiehl's. Tengo la sua bustina perché è davvero carinissima, la bustina di Kiehl's, molto carina, no? Vabbè, vi faccio vedere cosa mi ha dato il tipo. Oltretutto il tipo era gentilissimo, ma fa
fatto il test per sapere che tipo di viso ho, e ho scoperto di avere la zona T molto grassa e le guance molto secche, quindi ho una pelle di merda, in poche parole. E questa appunto è la mia schedina del viso, dove c'è scritto i prodotti che in teoria io dovrei utilizzare: guance secche, fronte da normale a grassa, non ce l'ho disidratata, quindi diagnosi, idratazione, luminosità, e poi mi ha detto i cosi che dovrei utilizzare io. Mi ha dato proprio i campioncini, perché Kiehl's comunque costa abbastanza. Ce n'è uno di cui mi sono innamorata. Mi ha scritto, per esempio, vi parto dagli occhi. Questi due campioncini qui sono per occhi. Vedete? Questo qua è quello all'avocado. Ed è questo, il Creamy Eye Treatment, appunto con l'avocado, che è appunto un idratante, e questo di cui mi sono follemente innamorata perché me l'ha provato. Cioè, no, mi sono innamorata davvero. È tipo una BB cream per il contorno occhi, che però ti illumina lo sguardo in una maniera impressionante. Costa però 34 euro. Cioè, 34 euro ragazzi, costa tantissimo, però davvero ne basta neanche una lacrima, ma meno, davvero ne basta pochissima. Di tutti i prodotti che mi ha fatto vedere, davvero ne basta davvero molto molto poco, quindi comunque sarebbero ammortizzati, perché ti durerebbe dai 6 mesi in avanti, quindi alla fine sarebbero ammortizzati. Ma cazzarola, 34 euro, ed è il Clearing Corrective Dark Circle Perfector FPF 30. Ragazzi, il mio inglese, per l'amor del cielo, però vabbè. E questa qua, è allucinante. Cioè, è davvero allucinante. Cioè, è perfetta quella. Quella me la comprerò, ve lo giuro. Poi mi ha dato il... questo qua cos'è? Questo qua è il tonico. Oil Free Toner. E questo qui è... ok, c'è un altro qua. Questa qua è la crema viso, sempre della stessa linea del tonico e del latte detergente. E questo qui è il latte detergente. Anche di tutti questi prodotti ne basta davvero una lacrima. Poi volevo andare... qua, questa zona qui, ve la coprirebbe, ve la illuminerebbe tantissimo. Abbiate pazienza, ma volevo vedere un attimo cosa stavo in faccia. Rimetto via tutto i campioncini. E tutto questo me l'ha dato gratuitamente, cioè senza che io gli chiedessi niente. Cioè, infatti mi ha stupito quella città, perché ha detto, cazzo, che figata. Ed è appunto questa la bustina di Kiehl's, che comunque mi terrò perché è bella un sacco. E niente, volevo andare anche da H&M, perché da noi non c'è, ma non avevo tempo, il treno partiva, quindi dovevo assolutamente andarmene. Questo, ah sì, ecco, e quindi non sono riuscita ad andarci. Però H&M comunque so che aprirà da noi, nella nostra città, al posto di Benetton. Sì, a me non piaceva Benetton, ragazzi, proprio una marca che non mi piace, però vabbè, cioè non ho mai comprato nulla da Benetton. Comunque sia, doveva aprire anche Kiehl's da noi, però vogliono troppo i negozianti come affitto, quindi non ha aperto, me l'ha detto il commesso lì. E niente, probabilmente se andrò lì in università, quella università lì sarà la mia rovina, perché comprerò troppo in quella città. No vabbè, comunque sono stracontento. Questo diciamo che è tutto l'haul di prodotti. Oggi da noi c'è lo sbaracco, quindi i negozi buttano fuori le cose proprio la fine dei saldi, e quindi i negozi buttano fuori tutto a dei prezzi magari molto più stracciati rispetto a altri, e quindi vediamo se comprerò qualcosa. Al massimo in un prossimo video ve lo farò vedere. Per il momento questo è tutto, io vi mando un bacione a tutte, e siamo quasi a 500. Oh, sono stracontenta, quindi grazie a tutte, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!